Buonasera, benvenuti al telegiornale di Canale 3 Toscana. Apriamo parlando della regione Toscana, tra le prime in Italia dà il via a una campagna universale gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sincizial, agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie nei piccolissimi, in particolare le bronchiolite. La diffusione di questo virus nella stagione invernale comporta ogni anno un pesante impatto sui reparti di pediatria. Circa un bambino su 50 deve essere ospedalizzato ricoverato, quindi con il 20% dei piccoli che ha necessità di andare poi in terapia intensiva. La campagna è rivolta a tutti i bambini appunto nati dal 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025. L'utilizzo dell'anticorpo è consigliato dalle società scientifiche nei bambini sotto l'anno di età che sono a maggior rischio di infezione. Sentiamo l'intervista. Anche se dobbiamo spendere 3 milioni lo facciamo, perché questo monoclonale, questo anticorpo che può consentire di ridurre drasticamente quello che per il virus sincizziale l'anno scorso ha significato 800 bambini gravemente colpiti, 160 di loro in terapia intensiva, quello che possiamo fare lo dobbiamo fare. Quindi siamo fra le prime regioni per questa nuova terapia di un monoclonale che può davvero ridurre drasticamente, addirittura si parla dell'80-90% di questi casi. Quello che sarà nella pratica sarà un'iniezione, somiglia a un vaccino, ma non è un vaccino, è anticorpi già fatti. Sono degli anticorpi che vengono, così come quelli che ci produciamo da soli quando ci prendiamo una malattia, ecco, gli stessi identici anticorpi vengono prodotti in un laboratorio, messi in una piccola siringa e quando ce li iniettano noi siamo già protetti, almeno per 6 mesi. Tutti i bambini che erano stati protetti con questa piccola fiala, il numero delle infezioni si è ridotto quasi del 90%, vuol dire il numero dei bambini che vanno all'ospedale o che vanno in terapia intensiva è ridotto del 90%. Questa è la cosa che la Commissione voleva fortemente, ridurre il numero dei bambini che vanno all'ospedale. Un successo strepitoso per il concerto di Russell Crowe. Torniamo a Siena, Russell Crowe insieme a The Gentleman Barbers nella tappa senese del Tour Indoor Garden Party, evento clou del calendario Sboccia l'estate, organizzato dal Comune insieme al direttore dei teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli. Ad aprire il concerto la grande cantante irlandese Lauren O'Reilly. Katiuscia Vaselli era per noi lì per raccogliere le interviste ai protagonisti. Sentiamo. Grazie per l'invito a suonare a Siena. Il mio antenato italiano, Luigi Ghezzi, parte dall'Italia nel 1850. Nacque a Parma. Lui parte e non torno mai più. Stasera, più suo conto, io sono tornato a casa. Al suo segnale si è scatenato l'inferno in una piazza del campo colma del pubblico delle grandi occasioni. Russell Crowe si è dato alla gente con cuore, anima e birra, come si conviene ai grandi musicisti maledetti che sanno di rock, amore e sigarette. Tra le note languide di Leonard Cohen e dei Depeche Mode, tra Clark e i pezzi originali di un gladiatore che ha conquistato la gloria del pubblico di Siena in un concerto durato oltre 2 ore. Insieme a The Gentleman Barbers, la gente le ha urlato Massimo, Massimo, invocando la sua voce e il film che lo ha incoronato tra le idee di Hollywood. E il gladiatore ha fatto di più, tanto da far impazzire la piazza quando ha cantato Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. La tappa senese del Tour Indoor Garden Party di Russell Crowe rientra nel programma di Sboccia all'estate, calendario di eventi organizzato dal Comune a cura del direttore dei teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli, che andrà avanti fino a settembre. Questa è un po' la punta di diamante di Sboccia all'estate, che è già iniziato il 21 giugno scorso, che continuerà con tantissimi appuntamenti alle Fonti di Pescaia per poi attendere il grande concerto di Lina Sastri il 23 giugno in Fortezza, una grande interprete che io amo particolarmente, ma non solo io, tutti noi. E tutto questo e in uno splendido e straordinario abbraccio sinergico con l'Accademia Chigiana. Dopo
la missione in Serie B, l'Interregionale riparte, la stagione della Menzana Basketball. Oggi pomeriggio in una conferenza sono stati dati alcuni dettagli della squadra sul mercato e anche sui progetti dello sponsor Note di Siena. Sentiamo il servizio di Marco Crimi. 5 giocatori come zoccolo duro per ripartire in B Interregionale, 3 acquisti per dare struttura alla squadra di un altro possibile innesto che possa giocare sia da ala grande che da centro. Le direttrici della nuova stagione della Menzana Basketball le ha indicate il suo presidente Francesco Frati. I veterani Marrucci, Savia, Tognazzi, Prosek e Pannini sono il fondamento su cui costruire il campionato. Pucci e Belli sono i nuovi nomi, a cui si aggiunge il pivot classe 2000 Jacopo Ragusa. Jacopo Ragusa è un ragazzo che ha una lunga esperienza, nonostante sia ancora abbastanza giovane, 24 anni, ha una lunga esperienza in Serie B, sia nazionale che interregionale, e che crediamo possa complementare molto bene il roster che abbiamo costruito. Sono eccitato e non vedo l'ora di venire a giocare per una società con questa storia, ha detto il nuovo acquisto biancoverde. Il raduno della squadra dovrebbe essere a metà agosto, compatibilmente con i lavori al palaestra. A settembre dovrebbe partire la campagna abbonamenti, novità anche per le giovanili, con 3 nuovi arrivi. Nelle casse della società entreranno poi risorse anche attraverso la vendita dei prodotti dello sponsor Note di Siena. Una percentuale sarà destinata infatti alla Menzana. Note di Siena, che il 3 agosto taglierà il nastro del punto vendita in Via De Rossi, si è rinnovato anche oggi il suo impegno, come espresso dal presidente Gianluca Rotondi. Non ci si ferma mai. Se quest'anno siamo nella B interregionale, dobbiamo spingerci perché l'anno prossimo sia nazionale e perché si possa andare quanto prima in A2 e in A1. Non dobbiamo fermarci fino a quando il progetto della Note di Siena Menzana Basket non sia tornato ai massimi livelli e possa nuovamente tornare a raccontare importanti pagine di sport sul mercato italiano. Il gruppo MAC, di cui Note di Siena fa parte, tra l'altro dovrebbe aprire una sua sede nel nostro territorio. Per Rotondi, la missione della Menzana ambiente regionale è il modo migliore per appianare i dissapori della finale giocata qualche mese fa con il Costone. E rimaniamo in ambito sportivo. Dopo 10 anni Niccolò Giannetti, senesissimo, torna a vestire la maglia da Robur. Il Siena FC ha comunicato l'acquisizione del classe 91, che è nato proprio a Siena e che qui ha mosso anche i suoi primi passi da calciatore. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Giannetti passò in prestito poi alla Juventus, con cui esordì in Europa League e in Serie A nella stagione 2010-2011. Dopo le parentesi alla vecchia signora e le esperienze nel Sud Tirolo e la Cittadella, l'attaccante è tornato al Siena in Serie B nella stagione 2013-14, collezionando 7 reti in 17 partite. Diversi club in cui ha militato, tra cui la Spezia, Livorno, Cagliari, la Salernitana, Pescara, Carrarese. Proprio con la Carrarese l'anno scorso ha conquistato la promozione in B. Ora Niccolò torna a Siena con l'ambizioso obiettivo di riportare il club bianconero e i suoi tifosi dove meritano di stare. Bentornato a Siena, caro Niccolò, scrive la squadra. Questa è l'ultima notizia per questa nostra edizione. Io vi aspetto fra pochi minuti dopo il break pubblicitario con il nostro Post IG. Parleremo di grande musica. Grazie all'Accademia Musicale Chigiana avremo con noi ospite in studio il direttore artistico Nicola Sani per ripercorrere insieme due straordinari eventi che hanno visto Piazza del Campo diventare teatro della musica internazionale, in particolare con il concerto per l'Italia diretto dal maestro Ciunga. Fra poco.